Ciao a tutti, siamo a Dogliani con Enrico Resmini. Enrico Resmini che rappresenta Vodafone, Vodafone è main partner della manifestazione. Ci spieghi il motivo appunto di questa... Assolutamente, devo dire che quando si parla di nuovi media, dell'evoluzione di questo settore delle televisioni, è chiaro che stiamo parlando di qualcosa che sta cambiando radicalmente il modo col quale gli italiani si divertono, si informano e lo fanno tipicamente attraverso i nuovi mezzi, il web. Il video, le informazioni passano sulle nostre reti, quindi passano sulle reti di telefonia mobile, sulle reti di telefonia fissa e quindi è giusto essere qui e parlare con gli attori di questo sistema molto ampio che sta vivendo una profondissima trasformazione. Con altri relatori in una sala gremitissima avete parlato del tema video, re del web. Che cos'è questo? Cosa sono i video e perché sono re del web? Allora, intanto direi che re è riduttivo, direi re, regina, alfiere, cavallo. Nel senso che quello che abbiamo portato all'attenzione di questi attori, di questo sistema appunto delle televisioni, è il fatto che il video oramai sulle nostre reti occupa quasi il 50% del traffico. E sta triplicando, di anno in anno triplica il volume di video in streaming che vengono visti dagli italiani. È un grandissimo cambiamento e quindi gli attori che producono contenuti devono capire che se gli italiani in questo momento utilizzano gli smartphone, utilizzano le televisioni connesse per guardare le serie televisive, per guardare gli show, chiaramente devono farlo anche con modalità diverse. Devono capire come adattare quei contenuti a un mondo che è fatto di altissima interattività, di fruizione in ogni luogo e slegato dalla schiavitù del palinsesto. Vodafone, prima in Italia, ha lanciato nelle scorse settimane la fibra 500 mega. Dove stiamo andando e dove sta andando Vodafone? Penso che sia un percorso, quello che Vodafone ha avviato. Sulle reti mobili era un percorso tracciato già da tempo e sulle quali abbiamo continuato a investire, no? Prima 2G, 3G, 4G e aspettiamo il 5G. Chiaramente anche sulle reti fisse abbiamo iniziato a investire seriamente. Andiamo avanti con gli investimenti convinti che nelle famiglie italiane sia necessario avere una connettività per il futuro, una connettività con la velocità che serve perché i servizi nuovi, queste nuove televisioni, questi nuovi video, questi nuovi scambi informativi che gli italiani vogliono passano su reti che devono avere caratteristiche ipermoderne, ipertecnologiche ad altissima velocità. Quindi noi stiamo investendo, continuiamo a investirlo e per adesso i risultati ci danno ragione.